E benvenuti amici di Smart Revolution, quest'oggi facciamo l'unboxing della Xbox One S da 500 GB di memoria con in bundle FIFA 17. Si tratta di uno dei recentissimi, dei nuovissimi bundle pensati da Microsoft per la Xbox One S. Viene venduto a 299€, lo trovate su Amazon, su GameStop, insomma il prezzo è quello. E all'interno trovate non solo FIFA 17, chiaramente con il codice per il download, ma anche un codice per l'EA Access per un mese e un codice per 2 settimane di Xbox Live Gold. Ora, avere il codice EA Access vi consentirà di poter giocare in anteprima FIFA 17 prima del 29 settembre, che è appunto la data di uscita ufficiale del titolo. Allora, andiamo ad unboxare. Innanzitutto, vedete, c'erano ovviamente questi sigilli che vengono rimossi e questo involucro appunto va sfilato dalla confezione principale. Lo mettiamo al lato. Questa è la nostra console, la scatola della nostra console, chiaramente le solite scritte, insomma tutto ciò che ben conosciamo, ma diciamo sulla parte frontale troviamo appunto la console, l'immagine della console. Andiamo ad aprire la confezione. Eccoci qua, vediamo, siamo qui. Vediamo se riusciamo un attimo a rimuovere i sigilli, ma ce la dovremmo fare, ce la facciamo sicuramente. Eccoci. Allora, guardate come si presenta la confezione. Qui al centro troviamo appunto la Xbox One S. Qui abbiamo, vedete, la solita manualistica con i codici per FIFA 17, l'EA Access e le 2 settimane di Xbox Live Gold, e qui invece abbiamo il joystick, il cavo di alimentazione e il cavo HDMI. Ma cominciamo ad estrarre i vari contenuti. Cominciamo proprio da questa scatola laterale e ce l'abbiamo qui, vedete. Nel momento in cui andiamo a sollevare troviamo il cavetto HDMI, vedete, incluso nella confezione, lo mettiamo a parte. In questo scompartimento troviamo il cavetto per l'alimentazione, e da questo punto di vista vi ricordo che Xbox One S integra al suo interno il trasformatore, per cui non ci sarà più l'alimentazione esterna, ma l'alimentazione di fatto si compone solo di questo cavetto, e devo dire molto molto comodo, perché appunto toglie quell'ingombrante trasformatore esterno. E infine al centro di questa scatola troviamo imballato il joystick. Vengono fornite 2 pile stilo da inserire dentro il joystick, ed ecco qui il nuovo joystick. Vedete, questo è il nuovo pad della One S, bianco e nero. Devo dire che è leggermente diverso a livello di ergonomia. Qui c'è una sorta di texture, diciamo, di texture, come dire, quasi, insomma, differente dalla parte liscia, ecco, che sicuramente aiuta il grip, ma chiaramente poi vi dirò più in là quali sono le mie sensazioni nell'utilizzo quotidiano di questo pad. Però insomma devo dire molto bello da un punto di vista estetico. Poi ovviamente qui troviamo il classico sportellino per inserire le batterie. Fra l'altro, cosa importante, ho provato avevo con la Xbox One tra virgolette di prima generazione, avevo appunto il Play and Charge Kit, quindi la batteria ricaricabile, ed entra perfettamente, quindi è perfettamente compatibile anche con questo nuovo controller, ma di fatto il vano batterie è rimasto praticamente invariato. Passando invece alla seconda parte della confezione, vedete, ce l'abbiamo qui che si estrae. Ecco, in questo caso abbiamo la solita manualistica, vedete? Esatto, si apre in questa maniera qui. Insomma, abbiamo la solita manualistica e in più chiaramente troviamo il codice per scaricare FIFA 17, troviamo il codice per Xbox Live Gold per 2 settimane e il codice per un mese di EA Access, che ricordo molto importante, il codice per un mese di EA Access, in quanto dà la possibilità di giocare in anteprima FIFA 17 prima del 29 di settembre. Infine andiamo ad estrarre la nostra console, come al solito protetta da queste 2 bande di polistirolo. La andiamo ad aprire.
eccoci qua. Ed ecco la nostra console. Devo dire molto molto bella esteticamente, molto più compatta rispetto alla One di prima generazione. Vedete, abbiamo qui dietro tutte le porte che vanno appunto a collegarla, quindi l'ingresso Ethernet, abbiamo ben due porte USB e abbiamo poi due porte HDMI e poi ovviamente l'ingresso per l'alimentazione. Per il resto questa è insomma la classica, la parte frontale di questa One S. Ovviamente nei prossimi giorni vi farò vedere un attimo il funzionamento. Io personalmente ho già eseguito il primo avvio, per cui almeno nella versione che ho comprato io, una volta appena accesa mi ha chiesto di fare un aggiornamento di 1 giga, però poi insomma da un punto di vista dell'interfaccia siamo praticamente lì, è praticamente identica. Abbiamo ovviamente la stessa parte software, però insomma vi racconterò quelle che saranno le mie impressioni con i primi giochi che andrò ad eseguire su questa One S. Fra l'altro, prima di salutarvi, vi faccio notare come sul joystick sia stata, vedete, inserita anche una porta jack, un jack da 3,5 mm, e questo quindi vi consente di poter usare come auricolari praticamente qualsiasi auricolare, qualsiasi cuffia abbiate in casa che ovviamente abbia il plug da 3,5 mm. Però insomma per il resto devo dire una primissima impressione molto positiva. Microsoft ha fatto quello che sembra un eccellente lavoro di ingegnerizzazione, perché è riuscita davvero a ridurre le dimensioni totali della console e soprattutto devo dire davvero molto bella da un punto di vista estetico. Bene, in ogni caso io vi rimando ai prossimi giorni per una mia opinione completa su questa One S. Come al solito vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime review, e la Smart Revolution continua.